devo dire che in casa col Cosenza e in casa con l'Empoli abbiamo fatto la stessa partita. Con il Cosenza non è stata così netta e pulita per quello che riguarda la qualità del gioco, però comunque siamo arrivati sempre alla fine ad avere il rammarico di non aver portato a casa i punti questa sera, finalmente, perché se fosse finita in maniera diversa non so che cosa potevo venire qua a dirvi, perché la squadra ha lavorato in una maniera esaltante, lavorando sugli esterni, centralmente, arrivando davanti alla porta, tirando da fuori, cioè, sono stati veramente bravi. Infatti i complimenti vanno ai ragazzi che ci hanno creduto fino all'ultimo, a chi è entrato, che ha fatto la differenza nel voler dare una spinta in più, e fare una partita del genere contro una squadra, e se l'avete vista in queste partite, che creava tantissimo, e non concedere praticamente un tiro, vuol dire che i miei giocatori hanno fatto una partita eccezionale. Sì, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista, non abbiamo rischiato praticamente niente, abbiamo creato tantissimo, ma come del resto sempre. Oggi probabilmente un pizzico di sfortuna e anche di bravura dell'avversario ci stava frenando, ma abbiamo mantenuto la calma e alla fine ci siamo portati in casa questi tre punti importantissimi. Ottima anche la tua prestazione dal primo minuto, era la prima volta che giocavi, ma hai mostrato già una forma invidiabile. Sì, lavoro qui si lavora benissimo, i preparatori sono disponibilissimi, si può lavorare anche più di quello che si deve, sono disponibilissimi anche in orari diversi, quindi insomma si può sempre lavorare. Da parte mia c'è massima disponibilità, ho meno minutaggio dei miei compagni perché purtroppo gli amichevoli non sono riuscito a giocarle più di tanto. Oggi erano diversi mesi che non facevo 90 minuti, sono contento, ma al di là di questo, che poi la forma fisica arriva, e l'importante sono veramente questi tre punti che sono. Mattia, un gol al tempo scaduto vale un'ammonizione e tutta quella gioia che hai espresso alla fine? Sì, insomma, era un momento delicatissimo della partita e è stata una reazione molto, molto spontanea, ho liberato anche un po' di stress, avevo anche voglia di farmi conoscere meglio dei miei compagni, della società, dei tifosi, comunque era la prima da titolare e sono contento di aver contribuito a questi tre punti. Oggi, al di là del gol, è un grandissimo complimento a tutta la squadra, a tutto lo staff, perché credo anche nell'esultanza vedere tutti i miei compagni così è sintomo di grande squadra e io sono contentissimo di essere qua e dei miei compagni. No, dico che avevamo un po' di problemi anche con qualche giocatore di natura fisica, avevamo qualche giocatore si è infortunato, qualcuno squalificato, altri ho deciso di farli riposare perché non avevano neanche recuperato la partita di sabato dove si è speso tantissimo. Sapevamo, ripeto, la difficoltà che c'era ad affrontare un Crotone che, a mio avviso, nelle 5 partite fatte, avevo detto anche ai ragazzi, per me è la squadra più forte, che gioca meglio, che ci ha messo in grossa difficoltà, è inutile negarlo. Non siamo stati forse bravi a ripartire quando c'è stata l'occasione per ripartire, però i ragazzi non possono rimproverare niente perché hanno lottato fino alla fine. Questo è quello che noi possiamo dare in questo momento, non bisogna fare nessun dramma. Sicuramente in casa dobbiamo cercare di fare i punti, perché in casa dobbiamo sfruttare il fattore casalingo, ma non dobbiamo essere meno rinunciatari, perché, ripeto, forse, ma sicuramente non è stato solo per demerito nostro, ma è stato bravo anche il Crotone a non farci quasi mai ripartire, a venirci a pressare molto alti, quindi in merito, a mio avviso, soprattutto del Crotone.